Siamo centrati? Più o meno. Ciao ragazzi, io sono Martina, My Vision Beauty, e oggi ho deciso di non usare il microfono perché non avevo voglia di andare a prenderlo. Ho un trucco che lasciamo perdere, ho usato una palette che... non importa. Siamo qui per un nuovo video a tema summer. Sarà una haul di costumi e contemporaneamente di occhiali. Pensavo solamente di fare un haul dei costumi che ho preso su Zaful, perché è un sito molto conosciuto e magari potevo darvi dei consigli su quelli che mi piacciono di più, i vari modelli e i consigli per acquistare e quanto ci mettono ad arrivare, eccetera eccetera. Ma sono riuscita finalmente a recuperare anche l'ordine che avevo fatto su Zero UV, che è un negozio online di occhiali da sole che non costano tantissimo, e ho dovuto pagare anche la dogana però, e ho preso 7 costumi e 7 occhiali da sole, quindi vedrete anche i costumi e gli occhiali da sole indossati ed abbinati. E partirei subito dal rosso, perché ho fatto una specie di cosa in ordine di colori, diciamo, come avete visto anche dalla copertina. Allora, rosso, questa è una fascia rossa di questo colore stupendo, ci sono altri colori mi sembra, e poi dietro ha questi laccetti qui, quindi volendo si può anche stringere, che è comodo. Vi consiglio, il sotto invece è così semplice, che si può indossare un pochino a vita più alta, ha una forma molto bella, molto flattering, leggermente stretto. Io ho preso e prendo sempre la taglia M di questi costumi, in modo che il sotto non sia troppo piccolo e il sopra non sia troppo largo, perché se no non riesco a riempirli, se no sono troppo larghi per me. Vi consiglio, se ancora non avete preso dei costumi su Zaful, di prendere qualcosa che si possa stringere in alcuni modi. I costumi, quelli più morbidi, quelli dove le imbottiture si possono tirare via, sono i migliori, perché in questo modo non avrete imbottiture strane, che di solito sono sempre un po' cheap. Per esempio in queste le ho tirate via, potete anche metterle ovviamente se volete, e il fatto che appunto hai l'accetto dietro dà la possibilità di stringerlo quanto ne avete bisogno, e quindi questa è uno dei costumi che può stare bene a più persone diverse, appunto perché può andare ad essere stretto. Per quanto riguarda la mutanda, non prenderei mai una S, perché alcune delle mutande sono davvero molto molto strette. Mi è capitato raramente, davvero praticamente mai, che una M fosse larghina. Di solito sono giuste oppure un pochino strette. Se avete un fisico più o meno come il mio e non siete super piccoline, la S la sconsiglierei, anche se non avete seno, perché purtroppo bisogna prendere gli stessi per il top e per il sotto, quindi dovete trovare dei compromessi e capire quale dei modelli può starvi meglio e quale dei modelli magari può essere stretto, per esempio. E a questo costume bellissimo rosso ho deciso di abbinare rosso con rosso, e quindi ho abbinato questi occhiali qui. Questa moto se ne va, grazie. Ho abbinato questi occhiali qui di Zero UV, super super belli. Sono tutta plastica e hanno le lenti dello stesso colore del frame, sono super belli. Hanno questa forma che secondo me è molto flattering, perché non è né troppo allungata né troppo rotonda. Magari li provo anche su. Hanno questa forma qui che secondo me è super super bella. Si vede tutto rosso fucsia. Però sono davvero davvero molto carini, e li vedrete anche di un altro colore. Sono molto bene per fare quell'abbinamento rosso-rosso, quindi monochromatic con il costume. Adesso passiamo all'arancione, tipo rosso, e questo qui è un costume arancio, che in realtà era di un arancione fluo quando è arrivato, solo che ieri l'ho lavato e l'ho lavato con cose nere, quindi è diventato un pochino più spento, però in realtà mi piace molto come colore. Adesso è un pochino più terra bruciata, un po' più burnt orange, piuttosto che arancione fluo fluo. È un triangolo così, ha dentro le coppette, ma potete tirarle via volendo. E questo qui mi sta un pochino largo, cioè un po' grande, quindi l'ho tenute. E potete in questo caso regolare le spalline, quindi stringerle un pochino più in su, e ha una chiusura, diciamo, a reggiseno normale. Però per il resto è abbastanza, diciamo, modulabile, e anche qui molto comodo, perché se non vi piacciono le coppettine potete tirarle via, cambiarle e farci quello che volete.
E il sotto è così, è una forma che mi piace molto e che hanno vari costumi, quella con questa riga qui, questa riga qua di lato. Questi occhiali qui, bellissimi, a forma di cuore, ve li faccio vedere qua. Questi qua a forma di cuore sono, questi mi sembra che fossero i più costosi perché costavano 14, gli altri sui 10 e alcuni anche 5. E questi qua sono super belli, anche qui dello stesso identico colore, non hanno stacco tra la lente e il frame, sono tutt'uno e con questi si vede fucsia. Dopo passiamo, abbiamo fatto rosso, arancio e ne ho preso anche uno giallo. Questo qui è un bellissimo giallo, è un misto fra uno zafferano e un canarino, un bel misto perché non è né troppo... Ecco, in camera lo vedete molto canarino, in realtà è un pochino più zafferano di come lo vedete in camera. Questa qui è la forma, mi piace tantissimo. Questo qui, come potete vedere, non si può stringere dietro, nelle spalline e niente, ma ha il fiocco davanti, quindi potete andarlo a stringere se ne avete bisogno davanti. Io sono andata un pochino a stringerlo, così rende tutto più bello snatched e non scappa niente. È molto molto carino, questo qui è una delle forme che mi piace di più. Riuscite anche a prendere bene il sole qui, quindi se poi dovete andare a mettere, non so, dei vestiti con una scollatura ampia, questo qui è buono per quello. E il sotto è anche questo molto carino, con un'arricciatura qua dietro, anche questa M ovviamente, solo che questo qui mi è arrivato già macchiato e non penso riuscirete a vedere le macchie, forse sì. E penso siano tipo macchie di inchiostro, di quello che non se ne andrà mai, ma sinceramente l'idea di doverli riportare indietro per poi riprenderne un'altra e dover aspettare un mese, perché dipende dagli ordini, alcune ci possono mettere a 2 settimane, se non hanno il costume manderanno gli ordini separati, quindi alcune cose ve le mandano prima, altre dopo. Nel giro di un mese dovreste avere tutto, un mese e mezzo, quindi insomma... L'idea di fare tutto questo non c'avevo voglia, soprattutto anche perché il costo di questi costumi è davvero molto basso. E a questo ho abbinato questi occhiali qui, che sono così, tutti senza frame, tutto giallo, molto molto belli. Sì, mi piacciono un sacco. Ci sono un sacco di colori di questo modello qui. Sono troppo belli, ma il giallo lo sapete che l'adoro troppo. In pratica il mio ultimo haul era Martina e il giallo e quindi l'ho riproposto anche di qua con alcuni occhiali gialli. Questi qui sono super super belli e mi piace un sacco il design di questi occhiali. Continuare e dopo quel giallo lì c'è un giallo fluo. Cioè vedete anche il riflesso sulla mia faccia, questo qui l'avevate già visto in una foto che avevo messo su Instagram, il top, ed è un top fatto tutto così, sì, è talmente fluo che non riuscite neanche a vedere il colore, wow, ed è tutto chiuso, quindi questo è uno di quei top che se non azzeccate la taglia precisa potrebbe starvi un pochino strano. Mi sta giusto, non è troppo stretto, non è troppo largo, questo in realtà ho anche tirato via le coppettine, ma si possono tenere se volete, anche questa M, e il sotto è un pochino più largo degli altri, perché sono tutti abbastanza piccolini dietro, questo qui invece è un pochino più grande, e a questo qui ho abbinato questi occhiali qua, che questa forma qui, ho deciso di prendere diciamo una combinazione di frame e colore diversa rispetto ai soliti che sono bianchi con la lente nera. Ho deciso di prendere appunto questi qui che sono trasparenti con questa lente scura, un po' merlina in realtà. È molto carina, questi qui mi piacciono molto, sono particolari rispetto agli altri e non troppo strong, perché quelli con la, ne ho presi anche un paio con la lente con il frame bianco, quelli sono un pochino più strong, un pochino troppo Willy Wonka purtroppo. E poi sono passata al bianco, ho preso un costume bianco di questa forma che mi piace un sacco, è molto molto bello. L'unica cosa è che è stretto, e non stretto nel senso che allarghi un attimo questo ed è a posto, ma stretto proprio in questa zona qui. Mi sono ritrovata un pochino tutta stretta
E questa qui è una M come tutte le altre, ma appunto è più stretta delle altre, quindi se avete seno abbondante, siete più grosse in questa zona, non so, neanche la L potrà andare bene, perché se la M mi sta stretta, a me non voglio immaginare, quindi state attenti, questo qui lo consiglio a chi non ha tanto seno, perché appunto è molto stretto, e a chi non è molto largo qua. La ciccetta delle ascelle ha vissuto degli attimi molto bui e ristretti in questo costume, ma è davvero troppo bello. E la parte di sotto è un po'... non so se mi piace tanto, perché questo filo qui che c'è di lato è un po' troppo... non lo so, non mi piacciono mai i fili così di lato. Ed è un pochino stretto, quindi prende un po' la ciccia, diciamo, rispetto a quelli... ciccia! Rispetto a quelli che invece sono un pochino più larghi. Però è molto bello e ha questo costine, come dice Lara, giusto? Costine, non righine, perché le righe sono un colore, le costine invece è un tessuto. E non so se... vabbè, comunque... E l'ho abbinato a questi occhiali qui, anche questi tutti gialli, però con il frame, quindi come quelli rossi che vi ho fatto vedere prima, hanno sia il frame che la lente dello stesso identico giallo, sono fatti così, con quella forma che secondo me è molto flattering. Passiamo invece a due costumini che ho preso. Uno è uno style che avevo già preso 2 anni fa, mi sembra, sì, e ce l'avevo color carne. Ho adorato quel costume tantissimo, e in realtà avevo anche il pezzo di sopra di questo qui nero. Il pezzo di sopra, vi faccio vedere adesso se riesco a svitarlo, è questo qui, è molto bello, senza questo qui non ha proprio coppette, quindi è super semplice, non è troppo stretto né troppo largo, il dietro è fatto così, quindi con queste 3 righe, e infatti non è il massimo per prendere il sole, perché se vi bruciate diventate un cotechino in pratica, però è molto molto bello, mi piace un sacco, è super comodo, flattering, non dovete preoccuparvi di cose che si slacciano eccetera eccetera. Il problema è che questo qui che avevo nero, e che in realtà ho ancora nero perché il sopra ce l'ho, il sotto invece era sempre con queste righe qui ma incrociate, e mi segnavano un sacco il fianco, era davvero troppo stretto, e quindi sono riuscita a trovarlo con lo stesso sotto, non so se avete capito proprio quello che voglio intendere, ma lo stesso sotto invece di quello che avevo così ma color carne, e il sotto è fatto così, super semplice, non è troppo scollato, diciamo sgambato, ma neanche troppo poco, e ha queste 2 righine così, quindi anche qui se prendete il sole lo prenderete un pochino strano, diciamo, ma scambiando i costumi nei vari giorni, tecnica che utilizzo io, potete riuscire ad avere una abbronzatura che poi sarà omogenea e non avrà nessun segno super super distinto, è quello che mi piace fare di solito, e lo vedrete adesso indossato su, quindi sono super contenta di averlo preso, anche nero con il sotto che mi piace e non quello a cotechino che mi insegnava tantissimo. Quindi questo è quello nero, e l'ho abbinato a questi occhiali qui, quelli che vi dicevo prima, che sono appunto, visto questo qui, non so, sembra tipo lo style che utilizzava Kurt Cobain, però appunto con la lente scura. Questo qui invece ha una lente chiara rosatina, sono un po' particolari, cioè con questo mi sento già un pochino troppo Willy Wonka, ecco. Perché questo frame bianco è molto molto grosso e... sembra anche tipo la professoressa di magia di Harry Potter, quella che guardava le cose nelle tazze. Inserirò qui il nome perché sennò Lara mi uccide. L'ultimo costume che ho preso, non mi ricordavo neanche sinceramente, ma ho comprato un costume intero. Non lo so, mi sarò fatta ispirare dal momento di shopping compulsivo, e ho preso questo costume qua intero, ed è con questa tipo scollatura fino all'ombelico, ha all'interno delle coppette decisamente riempite, però forse ne ho bisogno perché sennò non riesco neanche a riempirlo questo. È molto bello, l'unica cosa che mentre lo infilavo questa parte qui ha fatto uno scrack per passare dalle cosce, ma poi sulla vita è bellissimo perché è bello stretto, l'unico punto dove è leggermente largo è questo qua dell'ascella, che è un pochino fa
però è molto molto bello, super flattering, bello comodo su, stringe nei punti giusti. L'ho abbinato agli occhiali, non trovo gli occhiali perché ce li ho in testa e oddio, adesso vedete come sono i miei capelli, ok, non li vedete? Lasciate perdere i miei capelli oggi, non abbiamo la frangia, ma siamo un momento così, un momento ti prego frangia vai via perché è diventata estate e non so dove metterti, soprattutto quando vado in piscina. Quindi vediamo subito gli occhiali, che sono questi qua, questa forma qui, un'altra forma che va tantissimo. Questi sono un must, uno statement, super vintage, di stile ovviamente non li avranno fatti probabilmente qualche mese fa in produzione, ma a parte questo sono super super belli, li adoro, mi piace un sacco rosso e nero e l'abbinamento con il costume che è un pochino più classy sta davvero super bene, li utilizzerò sicuramente di più rispetto magari agli altri che sono un pochino più di stagione, questi invece sono proprio super vintage e li adoro, sono super super carini. Tra l'altro ho anche un outfit oggi che si abbina perfettamente con la mia gonna con le bocche, ma voi non lo vedete, ma non importa, fate finta di vedere anche l'outfit. E quindi questo qui era l'ultimo costume che ho comprato e l'ultimo paio di occhiali. Il fatto che abbia comprato 7 costumi e 7 occhiali da sole, quindi pensare altre cose che posso dirvi, allora 01V è un sito che ha un sacco di occhiali, non costano troppo, vanno dai 5 ai massimo 15 euro. Sono molto belli, molto trendy, il problema è che viene dall'America, quindi la spedizione in realtà non ci ha messo neanche così tanto. Il problema è che sono stati bloccati alla mia posta, non mi ha avvisato nessuno, ho dovuto pagare 21 euro di dogana, anzi 14 euro di dogana più 7 di tassa per lo sdoganamento, quindi vabbè lasciamo perdere, per 7 occhiali da sole, quindi ho speso tipo 100 euro, che non è neanche tantissimo considerando che degli occhiali da sole per esempio di Ki costano sugli 80 euro, però penso anche che la qualità di quegli occhiali sia comunque migliore, mentre questi qui sono plastica e diciamo le lenti non sono super super ottime a livelli wow, però comunque sono contenta perché così posso avere vari occhiali da sole per questa stagione e abbinarli ai vari look e è anche un ottimo modo per proteggere comunque gli occhi, anche se non a livelli ottimi, meglio che non metterli ovviamente, quindi ricordatevi sempre anche di mettere gli occhiali da sole oltre che la protezione solare. E per quanto riguarda Zaful, io ordino costumi da Zaful da un sacco di tempo, ho ancora dei costumi che continuo a utilizzare da 2 anni, quindi se volete fare un ordine ve lo consiglio un sacco, magari potete scegliere una spedizione che sia un pochino più veloce, spendere un pochino di più se volete essere sicuri di riceverli subito, e mi raccomando cercate di trovare con i vari consigli che vi ho dato i costumi che possano diciamo stare meglio sul vostro corpo, quindi se avete problemi di solito con il pezzo di sopra magari cercate qualcosa che possa stringersi, che non abbia le coppette che quindi stanno lì e non si possono cambiare, perché capita molto spesso che con questi siti cinesi comunque le coppette siano tutte un po' deformate anche per la spedizione, quindi se potete tirarle via è ancora meglio perché potete sostituirlo, comunque lavarli meglio eccetera eccetera. E niente, quindi questi sono tutti i vari consigli. Io, come vi ho detto, utilizzo una taglia M per gli occhiali, taglia unica, quindi potete solamente sperare che vi stiano bene. E questo è tutto. Quindi ragazzi, io spero tanto che il video di oggi vi sia piaciuto, vi siete sentiti un pochino trasportati in questo vibe di vogliamo andare al mare, ho i costumi da bagno pronti, quindi quando andiamo al mare? E che magari vi siano piaciuti, vi abbiano dato un pochino di ispirazione per i costumi da prendere e che questo video vi sia stato utile per, non lo so, degli acquisti che vorreste fare su Zaful successivamente nella vita. Quindi devo smetterla di parlare anche se mi piacerebbe continuare per ore e ore e ore. E quindi ragazzi, questo è tutto per questo video e noi ci vediamo nel prossimo.